Buongiorno e bentrovati. Prima edizione odierna del nostro telegiornale. È stata denominata Adrano Libera l'operazione della squadra mobile di Catania che ha sgominato un'organizzazione criminale riconducibile al clan Sant'Angelo Taccuni. Sarebbe stata un'articolazione del gruppo Santa Paola Ercolano. Il primo dei nostri servizi, Guenda Garozzo. Quel necrologio per le vie di Adrano con l'annuncio della morte di un neo collaboratore di giustizia con la scritta Valerio Rosano di 26 anni e il luogo e l'orario dei presunti funerali all'indirizzo di una chiesa inesistente che aveva sede in realtà nel commissariato di polizia di Adrano. Uno degli esponenti del clan aveva definito il pentito un morto che cammina. Da questo episodio sono partite le indagini che hanno portato al fermo oggi di 35 persone appartenenti alla cosca Sant'Angelo Taccuni di Adrano, articolazione territoriale della famiglia Santa Paola Ercolano. L'inchiesta, denominata Adrano Libera, coordinata dalla DDA della Procura di Catania, ha visto sul campo la squadra mobile. La polizia ha arrestato 15 persone, notificato il provvedimento cautelare in carcere a 12 indagati già detenuti e posti altri 4 ai domiciliari. Il GIP ha disposto anche l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per 3 persone. Uno dei destinatari della custodia cautelare in carcere è attualmente detenuto all'estero. Tutti sono indagati a vario titolo per associazione mafiosa e traffico di cocaina, eroina e marijuana, con l'aggravante di essere un'associazione armata e di avere agevolato il clan Sant'Angelo Taccuni. Contestati anche reati contro il patrimonio e il furto di un bancomat. Erano queste le attività che consentivano di foraggiare le famiglie dei detenuti e di detenuti stessi, accanto allo spaccio di droga, eroina soprattutto. Dalle indagini è emerso il vasto traffico di sostanze stupefacenti sull'asse lombardo nel Baresotto e sono stati eseguiti importanti sequestri di droga. Il clan, che gestiva 3 piazze di spaccio ad Adrano, si approvvigionava nel Messinese, in Calabria e in Campania. Il GIP, accogliendo la richiesta della DDA di Catania, basata su indagini del commissariato di Adrano e della squadra mobile etnea, ha riconosciuto la leadership del gruppo a Gianni Sant'Angelo, già detenuto per altra causa, contestandogli di essere il promotore, l'organizzatore e il direttore dell'associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Dalle intercettazioni emergono gli affari che il clan faceva anche con le estorsioni. L'inchiesta si basa inoltre sui riscontri forniti dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, tra queste quelle di Valerio Rosano. La notizia del suo pentimento ebbe forti ripercussioni nella sua famiglia, visto che il padre Vincenzo era un esponente di vertice del clan. La reazione della cosca fu pubblicamente manifestata con l'affissione di locandine funerarie nel centro storico di Adrano, che annunciavano la morte di Valerio Rosano, ripudiato e considerato per questo defunto, per la scelta di stare dalla parte della giustizia. E l'operazione ha confermato la predominanza del sodalizio mafioso nel commercio dell'eroina proveniente da Calabria e Campania e sull'asse lombardo fino a Varese. L'operazione conferma anche l'attività nello spaccio dell'eroina del clan. Assolutamente, no? Sì. Degli scalini invece c'era una sorta di pazzo, diceva lei, della criminalità. C'è, diciamo, l'operazione che, come è stato accennato, diciamo, sì, è stata sviluppata in ragione di un anno, ha dimostrato che uno chiaramente dei canali, come spesso accade, di approvvigionamento di denaro è certamente il traffico di sostanze stupefacenti, eroina ma anche cocaina e marijuana, che in un asse, diciamo, un'attività investigativa è emersa quest'asse con le province di Varese e Como e con forme di approvvigionamento che vengono dalle rotte calabresi o campane. È importante dare la risposta a questa provocazione anche tracotante da parte dello Scarbaglieri, quindi la risposta si è attesa ma c'è stata, diciamo. Quindi l'operazione si chiama Adrano Libera proprio come risposta e segnale, diciamo così, che Adrano certamente non soccombe a queste leggi, ma anzi, insomma, Adrano è una ridente cittadina dell'area nord di Catania e diciamo, ci sono forze dell'ordine, c'è un'attività dell'autorità giudiziaria che dimostra che lì le istituzioni sono presenti. Ci sono anche dichiarazioni certamente di collaboratori di giustizia che hanno certamente suffragato l'attività investigativa in atto, diciamo così, con la classica attività investigativa. Era un segno, secondo loro, era un segno, diciamo così, di dominio sul territorio, ma credo che il segnale
di oggi sia stato altrettanto, diciamo così, forte, perché proprio colui che ha rilasciato quelle dichiarazioni in maniera così tracotante, diciamo così, è destinatario di misura cautelare in carcere. La pax tra i Sant'Angelo e Scalisi sta portando, cosa sta comportando la grande? Diciamo al momento parliamo di una pax, diciamo, che registriamo, certamente non è segnale, diciamo così, che i gruppi criminali non svolgono le loro attività, ma che comunque sono attentamente seguiti e monitorati da parte delle forze di polizia. I soldi servivano a finanziare le famiglie dei detenuti, anche i detenuti stessi, avete detto, non ci sono donne tra gli arrestati. Ecco, questo va bene, è un aspetto particolare, diciamo, però come è stato detto, diciamo così, non per difendere anche qui le quote rosa, però come è stato detto, diciamo, è un'indagine che si è sviluppata nel giro di un anno, quindi si sono raccolti questi elementi che hanno visto in particolar modo, lo ripeto, come centro dell'attività, diciamo così, di approvvigionamento del denaro, il traffico di sostanze stupefacenti. Ancora cronaca, un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri a Gran Michele in provincia di Catania dopo che aveva fatto irruzione in un supermercato del paese e si era fatto consegnare dal titolare 400 euro. Il giovane era armato di una pistola ed è stato aiutato da un complice in via di identificazione. Il minorenne è stato accompagnato in un centro di prima accoglienza. Grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, il 17enne è stato rintracciato in una via del paese insieme con un ragazzo di 14 anni all'alta dei militari. I due hanno minacciato i carabinieri e il ragazzo ha mandato in frantumi con un pugno il lunotto posteriore dell'auto dei militari. Una volta giunto in caserma, il 14enne con un calcio ha danneggiato una vetrata. Il minorenne è stato denunciato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, ma anche per lesioni personali e danneggiamento aggravato. Cambiamo argomento, lavoratori del mondo dello spettacolo in protesta, manifestazione davanti al Teatro Stabile di Catania, chiesta la riapertura di cinema e teatri dopo la lunga chiusura determinata dalla pandemia. Francesco La Rosa. Manifestazione unitaria e particolarmente partecipata stamattina davanti al Teatro Stabile di Catania per protestare contro la prolungata chiusura di teatri e cinema a causa della pandemia. Da un anno il settore è vittima di una profonda sofferenza a causa delle restrizioni, con evidenti ripercussioni sul piano dell'occupazione e sul reddito dei lavoratori e delle loro famiglie. Al sit-in hanno preso parte anche i rappresentanti sindacali. La richiesta è quella di porre le basi per una riapertura delle sale non appena sarà possibile. Noi oggi chiediamo il cambiamento. Naturalmente la riapertura dei teatri è solamente la punta dell'iceberg, perché la cosa importante è ridare vitalità al settore. Il settore è veramente in grande crisi, perché in un anno c'è stato il deserto, soprattutto agli aiuti, alle piccole associazioni di qualsiasi tipo, dal ballo ai registi, agli attori, ai tecnici. È un mondo veramente che è stato fermo un anno. Noi cosa chiediamo? Chiediamo intanto dei fondi. La manifestazione è nazionale, quindi chiediamo dei fondi nazionali che vadano alla regione, che dividono in bandi, ci devono essere più bandi. Un esempio importante è stata Palcoscenico Catania, che a dicembre ha dato veramente possibilità a una ventina di associazioni di poter usufruire di spazi pubblici per poter fare degli spettacoli. Il prolungamento della pandemia sta creando problemi sempre più gravi a questo settore bellissimo, di cui tutti abbiamo bisogno, perché la cultura è fondamentale per la vita dei cittadini, ma è fondamentale anche per il lavoro e per la sussistenza di questi lavoratori che stanno soffrendo tantissimo e che oggi compiono un anno dalla crisi che è iniziata proprio esattamente nel 2020. È un anno che sta chiuso anche questo teatro insieme ad altri teatri, e quindi significa che sta chiuso un pezzo di cuore della nostra città, perché il teatro è cultura, è il sapere, è informazione. Noi chiediamo, ovviamente oggi non è il funerale del teatro, anzi è un giorno di rinascita. Come vede lei, c'è molto fermento, quindi vogliamo che da oggi parta un segnale forte e chiaro da Catania. Vogliamo il rinnovo dei contratti nazionali, più tutele per gli autonomi, una parte di soldi per del recovery plan destinate al teatro. Vogliamo che i teatri vengano riaperti, ovviamente in sicurezza, perché come ha detto il teatro è vita. Oggi diciamo, riprendiamo lo spettacolo è vita e senza vita non c'è spettacolo, guardi, sono delle cose che camminano insieme. Quindi io credo che la politica debba fare la propria parte, quindi da Catania parte forte e chiaro questo segnale di un futuro, di coraggio, di speranza, e riapriamo le porte alla cultura e al cuore.
E restiamo sul pezzo, si è costituita a Catania Assoartisti, l'associazione a sostegno appunto della categoria fortemente penalizzata dal lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19. A Catania gli artisti chiamati a raccolta, loro motore di un comparto profondamente segnato dalla pandemia da Covid-19, fermi da un anno con le loro famiglie, parte di un sottobosco fatto anche di costumisti, macchinisti, service che in tutta Italia conta oltre 1 milione di persone. A Catania la federazione verticale sarà sotto l'ala protettiva di Confesercenti e intende rappresentare un punto fermo per tutti coloro che ruotano attorno al mondo di arte, teatro e spettacolo. Fermo, legato al palo, ma che si spera possa presto ripartire in sicurezza, perché chiese aeree accolgono gente che invece viene tenuta a distanza dai teatri, si chiede Gino Astorina. A luglio, maggio 2020 fino ad ottobre in Italia si sono fatti la bellezza di 2700 spettacoli. In questi 2700 spettacoli c'è stata la presenza di 347.000 spettatori. Su 347.000 spettatori, dal momento in cui c'è stata la tracciabilità, la distanza e via discorrendo, sai quanti casi sono stati accertati? Uno. Un solo caso, che statisticamente non è neanche rilevabile, perché se noi facciamo uno fratto 347.000, il primo numero viene dopo 25 zeri. E allora, perché? Perché non c'è stata coesione, perché non abbiamo avuto questa possibilità di metterci insieme e di dire noi siamo presenti, noi siamo qui, noi desideriamo che venga ascoltata la nostra voce, e non soltanto sul palco, ma nella vita. Catania è una città d'arte, vive anche di teatro. Come si fa a far ripartire questo comparto che sta soffrendo maledettamente? Come si fa? Facendo dei controlli, facendo sì che lo spettatore si debba sentire tranquillo e sereno, facendo sì che lo stesso organizzatore sia tranquillo e sereno, perché sa di operare all'interno delle regole. Non hanno avuto voce e non hanno avuto praticamente assistenza in quest'anno di pandemia da nessuno praticamente, quindi abbiamo messo la nostra spalla a disposizione, e non solo, a disposizione di questo mondo. Ci poniamo praticamente, sì, vogliamo essere praticamente partner di questi ragazzi, di queste persone che veramente quest'anno mai come adesso stanno soffrendo tantissimo. Parliamo adesso dell'Etna. C'è stato ieri il quinto parossismo dell'ultima settimana. Protagonista sempre il cratere di sud-est, alte fontane di lava e una colonna di cenere che stavolta ha interessato i comuni a ovest, spolverati dalla sabbia vulcanica, Bronte, Maletto e Randazzo. 5 eventi parossistici in meno di una settimana, quasi uno al giorno. Adesso sì che si può parlare di ciclicità del fenomeno sul vulcano Etna, dal cratere di sud-est, dove questa mattina si è conclusa la nuova fase effusiva ed esplosiva cominciata ieri sera intorno alle 21.30. Una colonna di magma spinta dall'energia ad oltre 1 chilometro di altezza, le fontane di lava impressionanti e la scia lunga di fumo e cenere che stavolta il vento ha spostato sul fianco nord-ovest, interessando i comuni di Bronte, Randazzo e Maletto. Sì, alle 21.30 è iniziato a salire il tremore vulcanico, e sono iniziati alcuni episodi di attività stromboliana che ci davano già sentore che insomma era ripartita questa attività vulcanica al cratere di sud-est. E parlava di una fontana di lava alta oltre 1 chilometro, in più tutta la parte, diciamo, di cenere che poi si è propagata e distribuita dal vento. Sì, le fontane di lava hanno raggiunto anche un'altezza di 1 chilometro. Prima l'attività è partita in attività di fontana in 2 punti di emissione, poi è diventato un unico flusso e in questa occasione è diventata 1 chilometro di altezza, con la formazione di una colonna eruttiva per diversi chilometri in atmosfera. A quasi 24 ore i parametri sembrano
a quasi 12 ore i parametri sembrano essere ritornati nella norma. Sì, perché la caratteristica di questa attività è quella di ciclicamente fare queste fontane di lava che diciamo sono molto simili l'una con l'altra, durano circa un'oretta per poi rientrare. Però diciamo che rimane sempre un'attività vulcanica anche negli altri crateri che sono secondari in questo momento, perché il protagonista è il cratere sud-est, come possiamo tutti osservare. Lei ci diceva che la colonna di fumo si è dipanata su un corridoio che comunque non ha reso necessario un intervento dal punto di vista aeroportuale, dunque della chiusura dello spazio aereo o delle piste. Sì, è venuta questa notte, quindi l'aeroporto era chiuso, ma in ogni caso ha interessato il versante ovest del vulcano, quindi anche questa mattina noi abbiamo fatto un aggiornamento in aeroporto con il secondo Vona per dire che c'era in aria, quindi loro prendono poi diciamo i provvedimenti del caso. Senta, si può parlare adesso con 5 fenomeni in una settimana oggi di una sorta di ciclicità di questa fase? Sì, non è un fenomeno nuovo sull'Etna, perché nel passato abbiamo avuto anche 2 fontane di lava nelle 24 ore. A Catania, ma anche in molti comuni dell'Interland, un'associazione si prende cura dei senza tetto che dormono in giacigli di fortuna per strada. L'ultimo caso riguarda un'anziana che staziona in piazza Stesicoro nella più totale indigenza e sporcizia. Quello dei barboni che dormono per strada è purtroppo un fenomeno comune a tutte le grandi metropoli. Anche Catania non fa differenza, con una problematica sempre più invasiva, soprattutto nelle vie del centro. Una situazione di degrado divenuta intollerabile oltre che per gli stessi protagonisti, anche per la collettività, un'associazione denominata Insieme, evidenzia un disagio che meriterebbe maggiore attenzione da parte delle istituzioni. Ci rendiamo conto che il problema persiste, non si risolve, nonostante ci siano tanti presunti movimenti e via dicendo, il persistere ancora di uno stato di, come posso dire io, di faccio finta che non esistano, ecco, continuo. Non si sa per quale motivo, in pieno centro, a Catania, diverse persone con coperte, materassi, continuano a dormire, persone che hanno dei disagi. No, non si sceglie la strada, persone che hanno dei disagi e che purtroppo non vengono aiutati da nessuno. Poi qualcuno va anche in escandescenza come quello che è accaduto ieri. Sì, qualcuno va anche in escandescenza, lancia quello che si trova per le mani, mettendo a rischio anche la gente che passa, perché essendo in pieno centro purtroppo succede anche questo. Ma no, non c'è cattiveria in chi lo fa, c'è, come dicevo poco fa, un disagio psichico spesso e volentieri, però qualcuno, io più volte ho cercato di sollecitare le istituzioni, ma qualcuno mi risponde: sono scelte di vita, per me nessuno sceglie di fare questa vita. Cosa si potrebbe fare per eliminare il problema? Già c'è la Caritas molto attiva sul territorio, però tanta gente continua a dormire sotto i portici e per le strade. Sì, ma la Caritas, come tante altre associazioni, gratuitamente si adoperano per questa povera gente, per portare del pane, un pasto caldo, una coperta. Bisognerebbe fare qualcosa, intervenire in maniera sistemica. Significa i servizi, il comune, l'ASP in questo caso, dovrebbero intervenire facendo degli interventi proprio mirati, perché questa gente ha bisogno, ripeto, nessuno sceglie la strada perché gli piace stare per strada, perché hanno dei disagi. Qual è l'attività che voi svolgete? Ma noi praticamente abbiamo diverse comunità che gestiamo gratuitamente, dove accogliamo tutte quelle persone che si trovano in grave stato, hanno bisogno, non c'è nessuno che li aiuta e noi cerchiamo di accompagnarli per poi fare un reinserimento sociale. 213 telecamere di videosorveglianza a Catania per garantire maggiore sicurezza e monitorare anche l'eventuale abbandono di rifiuti. Il via all'installazione stamani nel quartiere San Berillo.
Inizia da Via di Prima, nello storico quartiere di San Berillo, l'installazione delle telecamere di sicurezza urbana sul territorio catanese. Saranno ben 213 gli occhi elettronici che l'amministrazione comunale ha predisposto per attenzionare la sicurezza del territorio. Oggi la prima telecamera è stata fissata davanti al civico 48 di Via Giovanni di Prima, con l'obiettivo di elevare la prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità diffusa. Il telecontrollo del territorio sarà gestito dalla sala operativa dei sistemi di controllo interforze e, come ha confermato l'assessore Ramo Cantarella, vigilerà anche sull'eventuale deposizione arbitraria di rifiuti. Oggi è un giorno molto importante per la città perché si registra un percorso virtuoso sul tema della sicurezza, della prevenzione e anche della repressione. Un giorno importante anche perché, lo ricorderà l'assessore Cantarella, questo ha rappresentato il primo bando cui abbiamo partecipato il 1 luglio del 2018, a pochi giorni al nostro insediamento, nonostante ci fossero oggettive difficoltà per poter predisporre quel progetto, abbiamo fatto lavorare gli uffici 7 giorni e 7 notti per arrivare all'ultimo momento per presentare quel progetto, che poi è stato ritenuto qualificante dal Ministero degli Interni. Quindi voglio anche ringraziare Salvini e Candiani perché hanno permesso, con lo stanziamento di risorse aggiuntive, che questo progetto venisse finanziato, e oggi finalmente si inizia l'installazione di 213 telecamere su tutto il territorio della nostra città, con un lavoro sinergico effettuato fra la Questura, la Prefettura, i comandanti dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e la Polizia Locale, per individuare i siti all'interno dei quali installare queste telecamere. Tutto il territorio della nostra città sarà oggetto di questo percorso qualificante di videosorveglianza, e quindi ritengo che da oggi la nostra città sarà un po' più sicura. Assessore, un risultato importante quello raggiunto. Sì, che si unisce anche al progetto votato dai cittadini della democrazia partecipata, grazie al quale aggiungeremo altre telecamere alla città, in questo caso per contrastare il fenomeno del traffico illecito dei rifiuti, e quindi questo incrementerà i livelli di sicurezza. Ecco, faremo un bilancio poi nei mesi a seguire. Ci sarà un monitoraggio 24 su 24 ore? Sì, peraltro si usa un sistema intelligente che, nel momento in cui la telecamera nota dei movimenti strani nella strada, diverso da quello che è il traffico ordinario, manda un alert alla cabina unica che è presso il comando dei vigili urbani, e quindi in tempo reale è possibile intervenire. Ci spostiamo adesso ad Acireale, parliamo dell'ospedale che torna verso la normalità. Questo quanto è emerso dall'incontro tenutosi ieri tra la direzione sanitaria e una delegazione di consiglieri comunali guidata dal sindaco Ali, il Santa Marta e Santa Venera, al centro di un articolato progetto di riorganizzazione di reparti e diagnostica. Salvo Cutuli. L'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale presto tornerà alla normalità, riattivando alcuni reparti fondamentali a servizio del vasto territorio di competenza, trasferiti altrove dopo la trasformazione a Covid Hospital e ai nuovi e più stringenti protocolli sanitari adottati a contenimento della diffusione del virus. Una variazione possibile tenendo conto dell'emergenza da coronavirus ridotta rispetto ai mesi di massima diffusione in Sicilia, e quanto emerso dalla riunione tra una delegazione di consiglieri comunali presieduta dal sindaco Stefano Ali e i vertici della direzione sanitaria acese. Il nosocomio resterà a Covid Hospital, ma dalla direzione dell'Aspet ne c'è un'apertura concreta con il ripristino di gastroenterologia e punto nascite e la chirurgia di emergenza. Sulla vicenda registriamo l'intervento del deputato acese Nicola D'Agostino, che nella qualità di componente della commissione sanità all'Ars ha ricevuto precise rassicurazioni in merito. Un sacrificio che ci ripaga, ha detto il parlamentare, sottolineando il lungo elenco di interventi ed investimenti di cui beneficerà l'ospedale di Acireale, come conferma il dottor Nuccio Raneri, componente della direzione sanitaria. Si sta organizzando quello che potrebbe essere la ripresa delle attività di alcuni reparti, e quindi pian piano ci stiamo già organizzando. Sicuramente non è una cosa molto semplice, però per noi è veramente una notizia più che positiva. Però sempre mettiamo sulla carta che bisogna che noi abbiamo l'autorizzazione da parte dell'ASP, e che a sua volta avrà l'autorizzazione dalla regione per diminuire i posti sulla piattaforma GECOS Covid. Quindi da un punto di vista organizzativo possiamo già incominciare ad attuare tutte quelle azioni propedeutiche per far riaprire
alcuni reparti, e quindi cominciando magari da una piastra chirurgica e dal punto nascita. Al nosocomio di Acireale si lavora per adeguare gli spazi disponibili in attesa del via libera da parte dell'assessorato regionale alla salute e dell'ASP di Catania, che dovrebbero dare l'ok a giorni alla rimodulazione ospedaliera, fatte salve le priorità determinate dall'emergenza pandemica e dalle possibili varianti. I percorsi per separare eventuali ingressi di covizzati con le esigenze diagnostiche e di ricovero di pazienti affetti da altre patologie vengono assicurate dalla preventiva separazione di aree e contesti di intervento. La soddisfazione del sindaco Arino. Riuscire ad avere anche una prospettiva, a riportare verso una normalità l'ospedale è fondamentale, perché oggi noi sì, è vero, abbiamo il pronto soccorso attivo, però un pronto soccorso senza un punto dove poter intervenire chirurgicamente diventa limitativo, spaventa le persone, oltretutto crea quei problemi di tempi che sono incompatibili con le funzioni che deve avere un pronto soccorso. Quindi il nostro auspicio, quello che abbiamo chiesto e quello che chiediamo anche alla Regione e al Commissario, è di rendere operativo al più presto possibile il punto chirurgico, dove in questo momento che è stato trasformato in terapia intensiva, e quindi ci sono 6 posti di terapia intensiva, in modo da renderlo invece compatibile all'attività chirurgica. E ad Acireale è stato potenziato l'ufficio del giudice di pace, serve un vasto comprensorio. L'ufficio del giudice di pace di Acireale avrà 4 nuovi dipendenti a supporto dell'attività giudiziaria. L'amministrazione acese ha già disposto tutti gli atti necessari al trasferimento del personale. Un altro dipendente arriverà dal comune di Acicastello a copertura delle mansioni richieste per gli aspetti amministrativi della giustizia. Negli uffici di Corso Umberto del distretto di Catania ogni anno vengono celebrati oltre 4.000 processi in sede penale e civile, migliaia le pratiche in giacenza, attività rallentata dall'assenza di personale di cui si discute da tempo, alla pari dei costi ripartiti tra i comuni che beneficiano del presidio di legalità. Stamani l'assessore degli affari istituzionali del comune di Acireale, Mario Di Prima, nell'annunciare l'arrivo di nuovo personale, ha incontrato l'associazione forense acese e visitato l'aula delle udienze penali. Nell'edificio che ospita anche la sede del commissariato della Polizia di Stato sono stati avviati i lavori di adeguamento normativo dei locali. Il nuovo personale assicurerà una migliore e più veloce amministrazione della giustizia, ha detto il presidente dell'associazione forense acese, Alessandro Patanè. Ringraziamo l'amministrazione comunale che ci sta sempre molto vicina nei problemi che riguardano l'amministrazione della giustizia. L'ufficio del giudice di pace è un presidio di legalità, quella cosiddetta la giustizia di prossimità che avvicina il cittadino alle istituzioni. Grazie al fatto di avere oggi locali adeguati e il personale anch'esso adeguato, chiaramente la risposta che possiamo dare in termini di amministrazione della giustizia è ottimale. Un impegno, quello del potenziamento del personale assunto a suo tempo dall'assessore degli affari istituzionali Mario Di Prima, che di concerto con il sindaco ha attinto gli elenchi dei beneficiari del reddito di cittadinanza nel reperire le figure idonee da assegnare all'ufficio del giudice di pace, assicurando la piena funzionalità del delicato compito giudiziario degli uffici periferici, la cui attività nei territori risulta essere di primaria importanza per non ingolfare gli uffici della capoluogo etneo. Gli uffici giudiziari sono un presidio di legalità importante per Acireale, per la nostra comunità, oltre ai lavori appunto che sono iniziati di restyling, di ristrutturazione e di ammodernamento e funzionalità appunto dei locali dove questi servizi si svolgono, da oggi iniziano a prestare il loro servizio presso gli uffici 3 nuove unità che derivano dai progetti PUC che il Comune ha messo in campo per rafforzare appunto questo importante presidio, e in settimana anche una nuova unità lavorativa verrà a prestare servizio distaccata dal Comune di Acicastello. È importante che gli uffici di Acireale rappresentino sempre di più per la comunità un punto di riferimento fondamentale. Dopodomani si celebra la giornata in ricordo di Louis Braille, l'inventore della scrittura per i ciechi, evento online organizzato dall'Università Core di Enna e dall'Unione Italiana Ciechi. L'Università Core di Enna e l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ricordano Louis Braille. Giovedì prossimo la giornata dedicata all'inventore della scrittura per i ciechi sarà celebrata con un evento online organizzato sulla piattaforma Meet, con la partecipazione dei vertici dell'Ateneo e di quelli dell'UICI nazionale e regionale, docenti, tecnici e 250 allievi. L'evento è rivolto agli studenti del corso di scienza della formazione primaria.
Sarà una giornata dedicata proprio a Louis Braille, questo grande che ha permesso l'accesso alla cultura dei non vedenti tramite questo nuovo metodo o questo metodo di scrittura e di lettura. Braille ha aperto, va bene, proprio ha aperto la possibilità di studiare, di approfondire, di leggere, di scrivere, di essere proprio aperti alla cultura di tutti i non vedenti. Speriamo che questo metodo non sia dimenticato, anche perché la lettura diretta da parte dei non vedenti è molto importante. Il seminario si concluderà con un workshop con il Lego Braille a cura del responsabile del Centro di Consulenza Tiflodidattica di Catania, Nando Sutera. Un breve filmato illustrerà l'utilizzo dei famosi mattoncini con l'aiuto di un'educatrice. Il Braille è un sistema, non un codice di lettura e di scrittura non superato e credo, mi permetto di dire, visto che lo uso da sempre, non superabile, neanche con le nuove tecnologie, anzi le nuove tecnologie implicano una conoscenza del Braille e sono assolutamente complementari rispetto al Braille. Il Braille è stato inventato da Louis Braille nel lontano 1829, quindi ha 192 anni di vita e di vita gloriosa, perché ha permesso ai ciechi di diventare cittadini con pari dignità e di accedere alla vita culturale e civile senza limiti, inserendosi anche in ruoli e in luoghi di alto profilo sia sociale che culturale, partecipando attivamente da cittadini consapevoli e produttivi all'interno della vita di tutti i giorni e occupando anche posizioni socialmente rilevanti. Non ci sono altre notizie, si conclude qui questa edizione del telegiornale che potrete riseguire su internet, sul nostro sito all'indirizzo raitv.it, eccolo in sovraimpressione, ma anche sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook. Nuovo appuntamento in diretta con l'informazione invece questa sera alle 19.45. Vi lascio adesso al meteo e poi alla programmazione della rete. A voi tutti grazie per averci seguito e buon pomeriggio. Migliora il tempo in Sicilia e si innalzano anche le temperature, soprattutto quelle massime, lo vedete nelle previsioni meteorologiche. Per la giornata di domani, mercoledì 24 febbraio, il cielo sarà sereno su tutta l'isola, qualche nube tra Palermo e Trapani, ma nel complesso sarà un bel tempo, i venti saranno deboli ma leggermente mossi. Uno sguardo adesso alle temperature, come vedete sul capoluogo etneo avremo una minima ed una massima rispettivamente di 8 e 20 gradi centigradi. Nel capoluogo etneo la temperatura più alta insieme con Siracusa, mentre la più bassa in nottata sarà rilevata ad Enna con un grado centigrado.